Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial per la Bedrock Edition di Minecraft, la versione che gira su tutte quante le console, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, sugli smartphone, iOS e Android e anche su Windows 10. Oggi sfrutteremo un glitch presente fino alla versione 1.17.2, sempre della Bedrock Edition, speriamo che duri ancora per un bel po', per poter ottenere degli smeraldi infiniti. Trattandosi di un glitch, potrebbe essere che un giorno o l'altro la Mojang vada a correggere questo bug, quindi questa cosa che vi sto mostrando non funzioni più. Tenete d'occhio sempre i commenti all'interno del video così che io possa avvisarvi nel caso appunto non funzioni più il metodo che vado a spiegarvi ora. In ogni caso fino alla versione 1.17.2 Bedrock Edition sempre, quindi no Java, questa cosa dovrebbe ancora funzionare. Allora, innanzitutto andiamo a creare una piccola casetta qua. Ok, e in questa maniera. Poi andiamo a scavare 1, 2, 3 blocchi. Qua sotto mettiamo uno sticky piston. Poi andiamo a togliere questi blocchi temporaneamente. Andiamo qua a mettere a fianco allo sticky piston della redstone in questa maniera. E andiamo a mettere qui una trapdoor nella metà superiore di questo blocco. Quindi qua, in questo punto. E qua possiamo andare a chiudere tutto quanto. Se qua andiamo a mettere una leva, come vedete, quando andiamo ad azionare la leva, la nostra trapdoor sale e scende. Poi andiamo a mettere un altro blocco qua e sopra mettiamo un'altra trapdoor in questo modo. Andiamo quindi a prendere una pressure plate di legno che andiamo a mettere in questo punto. Mi raccomando che sia di legno e non di altri materiali. Poi qui andiamo a mettere un repeater con il massimo ritardo. Andiamo a mettere un blocco di cobblestone. Un altro repeater lo andiamo a mettere qua, sempre con il massimo ritardo. Qui mettiamo uno sticky piston rivolto verso l'alto e attacchiamo allo sticky piston una fletching table. A questo punto dobbiamo andare a mettere all'interno del nostro meccanismo un villager. Ovviamente io lo faccio utilizzando un uovo, voi dovete portarlo qui con un minecart e dovete posizionarlo qua dove c'è la pressure plate. Mi raccomando, alzate la pressure plate con la leva qui e andiamo adesso a mettere dentro il villager in questo modo. Mi raccomando, se lo portate con un minecart, di andare a togliere poi il minecart. Il villager deve essere all'interno di questo posto praticamente in piedi. Poi andiamo a chiudere qua in questa maniera e se vogliamo possiamo anche dare una name tag al villager. In realtà il villager non dovrebbe despawnare, ma quando lo andiamo a trasformare in uno zombie villager, se poi ci allontaniamo, questo potrebbe despawnare. Quindi per sicurezza gli diamo un nome e lo chiamiamo villager. A questo punto, ragazzi, andiamo dietro la nostra farm e andiamo a scavare qua sotto. Quindi scendiamo qua, andiamo a togliere anche questi blocchi e qua dobbiamo andare a mettere uno zombie che poi dobbiamo chiudere all'interno di questo posto. Quindi io vado a prendere già lo zombie qua, metto un blocco così lo vado a bloccare e anche questo zombie deve avere un nome per evitare di spawnare, quindi gli diamo il nome zombie e poi qua possiamo chiudere tranquillamente lo zombie qua dentro. A questo punto andiamo a prendere un letto che andremo a posizionare qua a fianco. Stiamo molto attenti quando posizioniamo il letto perché si dovrebbero formare delle particelle vicino al villager in modo che vada a collegarsi sia con il letto sia con la fletching table e a questo punto dovrebbe anche cambiare lavoro e diventare un fletcher. Quindi portate qui un villager con cui non avete mai fatto scambi, altrimenti il villager non potrà cambiare lavoro. E ovviamente non dovete portare qui un villager che abbia la casacca verde perché quello è un villager che non può lavorare. Allora io vado a mettere il letto qua a fianco. Vedete che adesso, tra poco, il villager dovrebbe collegarsi al letto e anche alla tavola qua. E, come vedete, ha cambiato lavoro e ora è un fletcher. Perfetto. A questo punto andiamo a mettere delle iron bar che dovrebbero far aumentare la velocità con cui riusciamo a curare i villager. Le dobbiamo mettere qua, qua sopra. Poi andiamo a metterle anche qui, andiamo a chiudere qua sopra così e andiamo a metterle anche in questo punto così. A questo punto dobbiamo andare a zombificare e a curare il villager per 5 volte o perlomeno fino a quando il prezzo del suo primo scambio non arriva a un solo stick per smeraldo. Allora iniziamo con il primo, quindi dobbiamo essere in hard mode, mi raccomando ragazzi non sbagliate questa cosa perché se lo mettete in normal potrebbe succedere che durante questi 5 processi di zombificazione e cura il nostro villager muoia, quindi
assicuratevi di essere in difficoltà hard. Quindi facciamo scendere il villager. Come vedete, lo zombie andrà a zombificare il villager. Quindi tra poco, perfetto, lo portiamo su, gli lanciamo la pozione di weakness e poi usiamo la mela d'oro e attendiamo un po' di tempo che si curi. Ok ragazzi, prima mi ero dimenticato che devo mettere le iron bar anche in questi due punti, quindi creare una specie di gabbia. Comunque, per la prima volta abbiamo curato il villager, infatti se andiamo a vedere qua, ora da 32 siamo passati a 26. Rifacciamo il processo per la seconda volta, quindi andiamo a zombificare il villager, sempre in hard, mi raccomando, salite, lanciategli la pozione di weakness... E andiamo a dargli la mela dorata. E ora attendiamo ancora. Ok, ci siamo. Quindi qua siamo arrivati a 20. Rifacciamo il procedimento per la terza volta. Quindi il villager lo zombifichiamo. Ok, dai che ce la puoi fare. Perfetto, torna su. Weakness. Mela dorata. Ok, ci siamo, andiamo a vedere. Ora costa 14. Andiamo a farlo un'altra volta. E siamo a 4. Allora, vediamo un attimo, siamo arrivati a 7, facciamolo per l'ultima volta, ragazzi, questo processo, in teoria dovremmo arrivare a 1 con il prossimo. Ok, dovremmo aver finito e infatti se controlliamo abbiamo uno stick per uno smeraldo. E adesso il trucchettino, ragazzi, dobbiamo salire sulla pressure plate e mentre saliamo andiamo ad aprire il trade con il nostro villager. Quindi facciamo così e clicchiamo. Vedete che adesso possiamo comprare e quindi facciamo un bel trade, ragazzi. Li prendiamo tutti, quelli che possiamo ovviamente, fino a quando qua il trade non è più disponibile. Ora ci allontaniamo. Ok, ragazzi, qua si resetterà ancora. E se rifacciamo lo stesso processo, quindi risaliamo e clicchiamo subito, abbiamo di nuovo a disposizione un altro trade per altri 16 smeraldi, ragazzi. Quindi andiamo a resettare con questo trucchetto di salire sulla pressure plate tutti quanti i trade. E quindi, ragazzi, potremo andare avanti praticamente all'infinito. Vedete, adesso scende, si resetta il villager, ora riprende il lavoro e possiamo risalire e andare a aprire. Ragazzi, sto veramente... facendo un sacco di affari con questo villager qua. Perfetto. Se dovesse capitare, come è capitato a me in questo caso, che il villager vada ad aumentare di nuovo il prezzo, non ci resta che fare ancora una volta il procedimento, ragazzi. Quindi aspettiamo che il villager abbia il lavoro. Ok, facciamolo scendere, lo andiamo a zombificare e lo andiamo a curare di nuovo. Quindi il villager dovrebbe rifarci di nuovo lo sconto e riportare tutto quanto a un solo stick. Vediamo se è vero e proviamo. Ok, abbiamo curato per l'ennesima volta il nostro villager, proviamo di nuovo e vedete è tornato a 1, quindi possiamo ripartire con i nostri trade. Voilà, ne prendo altri 16 di smeraldi. Ok, mi allontano, voilà, scende, si resetta, tu vattene via, non devi salire sulla pressure plate. Ok, risaliamo di nuovo e voilà, e ne possiamo fare altri 16, ragazzi. Ah, che soddisfazione, ragazzi, che soddisfazione. E dunque, ragazzi, siamo giunti anche oggi al termine di questo video tutorial. Mi raccomando di lasciare un like, iscrivervi al canale, venirmi a trovare anche in live sul sito Viola, link come sempre in descrizione, ogni mercoledì, venerdì e domenica a partire dalle 20:45. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!